Ibris o non ibris? Ma io dico ibris perché l'ibris è più della semplice arroganza, è la spinta a superare i propri limiti, a migliorare se stessi, ad avvicinarsi agli dèi. Ed è per questo che gli dèi l'hanno sempre punita. Oggi gli dèi sono un po' più tolleranti, però l'ibris non gode di migliore fortuna perché, diciamocelo, quando quei vincenti, arroganti, visionari falliscono, noi godiamo. Tranquilli, non si tratta di essere persone orribili. È un'emozione ed è assolutamente naturale. Si chiama Schadenfreude. La parola viene dal tedesco, Schaden, disgrazia, Freude, gioia. Ed è l'altro lato della medaglia. Testa, ibris, croce, Schadenfreude. Ma cominciamo un attimo dall'ibris per avere un filologico. Molti di voi conosceranno, beh, poi dopo oggi sicuramente tutti, la storia di Edipo, il re greco noto per essere stato per anni il testimonial ufficiale della psicanalisi. Ora, Edipo pecca di ibris, non nella parte in cui gioca al dottore con la mamma, quello non era colpa sua, non lo sapeva. Lui pecca di ibris perché vuole vedere quello che un mortale non dovrebbe poter vedere. Alla fine ce la fa e la sua punizione, un contrappasso divino, è l'accecamento. Poi c'è un'altra storia di ibris, meno nota. Il protagonista è un panchinaro della mitologia greca, tale Capaneo, che però viene ripreso anche da Dante nell'Inferno. Capaneo per primo riesce a scalare le mura di Troia, era Tebe. Arriva sulle mura e invece di dedicarsi a conquistare la città come farebbe un qualsiasi eroe normale, ha un'idea migliore. Lui sale sul torrione più alto e bestemmia. No, non bestemmie zoomorfe, sarebbe più divertente, ma la sua bestemmia è di gridare che lui è superiore agli uomini e anche agli dèi. E che lo grida talmente forte che Zeus, che si stava facendo un po' gli affari suoi, leggeva la gazzetta, lo sente, non gradisce, decide di spiegargli una o due cosette e per non saperne leggere né scrivere lo fulmina. Io me la immagino, la scena è fantastica, sto pirla su un torrione, ma vieni Zeus, Assis, bam! Una cosa fantastica, è bellissima. Però io vengo dal mondo della psicologia, non mi occupo delle reazioni degli dèi, ma delle persone, e sono sicuro che moltissimi di voi, sentendo la storia di Capaneo, avranno pensato che gli sta anche bene. È normale, lo penso anch'io. Edipo e Capaneo hanno lo stesso peccato. Però il primo attira pietà ed empatia, il secondo Schadenfreude, in teoria. Certo, se avete un bidone dell'immondizia al posto del cuore, allora godete per qualsiasi disgrazia, ma questa è un'altra storia. Il punto è che, da psicologo, la Schadenfreude può essere prevista ed evitata. Ora, un fallimento per attivare la Schadenfreude deve avere due caratteristiche. Primo, deve essere clamoroso. Bisogna fallire quando si è più esposti, meglio ancora se dopo che ci si è vantati. In questo Capaneo è assolutamente imbattibile. La seconda è che bisogna fallire dove si è più forti. Questa è un po' più sofisticata. Vi faccio un esempio. Ci sono un italiano, un olandese e un tedesco. Non è una barzelletta, è un esperimento scientifico. L'olandese vede su un monitor due scenette. Nella prima c'è un tedesco, un attore che gli dicono essere tedesco, che fa un colloquio di lavoro e fallisce. Nella seconda c'è un italiano che fa un colloquio di lavoro e fallisce. La Schadenfreude dell'olandese è diretta solo al tedesco. La spiegazione è semplice.
Perché nello stereotipo dell'olandese l'italiano è forte dal punto di vista relazionale, ma il tedesco è quello forte sul lavoro, quindi dovrebbe farcela. Quando fallisce scatta la Schadenfreude. Il corollario è un po' infelice perché significa che si può avere Schadenfreude non soltanto per un'oggettiva ibris individuale, ma anche solo per l'appartenenza a dei gruppi che hanno associati degli stereotipi. Ora, vi ho raccontato questa cosa, magari bella, magari interessante, e voi potreste dirmi, e a me? Che cosa mi cambia? Ma cambia solo una cosa, tutto. No. La Apple risponderebbe così, ma loro sono intensi. In realtà è utile conoscere la Schadenfreude, perché la Schadenfreude influenza i nostri pensieri, le nostre azioni, anche in politica. Ora, uno studio americano mostra che esiste una tendenza a godere quando un paese va a rotoli e al governo c'è un partito che non ci piace. Ora, la situazione fin qua ci sta. Il problema è che se noi godiamo, alcuni di noi possono essere tentati a non agire per evitare il tracollo collettivo. E questo ci interessa un po' tutti. Un secondo incrocio tra Schadenfreude e politica è quando un fallimento clamoroso diventa l'unico metro di giudizio per valutare un'azione di governo. Ora, recentemente c'è stato un referendum, forse ve lo ricordate. Ora, è difficile che un singolo evento in 5 anni sia l'unico metro per valutare una persona o un'azione, nel bene e nel male, ma quell'evento e soprattutto la carica di personalizzazione che si era attivata rispetto a quell'evento ha portato a evaporazione di milioni di voti. Ora, ibris, Schadenfreude, emigrazione emotiva di voti. È quello che si chiama voto di pancia. Ma lasciamo stare un secondo la politica. In quale altro ambito ci può interessare direttamente la Schadenfreude? La vita quotidiana. Tutti noi ne siamo potenzialmente esposti e non è bello attirarsi la gioia degli altri quando si fallisce. Per questo io vi darò 3 modalità per difendervi dalla Schadenfreude. È un lavoro da psicologo, sono qui per questo. Primo, identificate dove siete forti. La questione è abbastanza semplice. In quel caso bisogna mantenere alta la componente di umiltà, perché l'umiltà è la nostra assicurazione sul fallimento. L'ibris lasciatela possibilmente per gli ambiti in cui non c'è grande attesa, in cui i riflettori sono spenti, perché poi si accenderanno e l'effetto sarà ancora più forte. Seconda cosa, sfuggite agli stereotipi. Ora, se io volessi fare lo stereotipo dell'italiano, mi metterei su una coppola, prenderei un mandolino, gli italiani suonano il mandolino, e canterei l'italiano vero di Toto Cutugno. Sarebbe uno show abbastanza orrendo, quindi ve lo risparmio. Il punto è che nella vostra testa io avrei i lati positivi e i lati negativi dell'idea di italiano che ciascuno di voi ha in testa, e magari questi tratti non mi rispecchiano per niente. Se invece però io creo un'identità inedita, prendendo il buono da tutti i gruppi di cui faccio parte e delle persone che ho avuto la fortuna di incontrare, allora io avrò curiosità, non pregiudizio. Capite la differenza? Il terzo trucco è molto semplice ma poco praticato. Apritevi, comunicate. Se le persone potranno conoscervi per quello che siete veramente, allora nei loro occhi non ci sarà più la voglia di vedervi fallire. Saranno lì per darvi una mano, perché conosceranno le vostre motivazioni, i vostri valori. Questo aiuta ad avere delle persone che soffrono con te, lavorano con te, vivono con te. Come dice un importante filosofo contemporaneo della scuola anglosassone,
Tony Stark, anche noto come Iron Man, e io quoto completamente, i limiti sono fatti per essere superati. E io vi dico, superateli. E se ci riuscite, non salite sul punto più alto del torrione ad agitarvi. Si può essere ottimi e pessimi vincitori. Sfruttate i vostri punti di forza e di debolezza. Sfuggite gli stereotipi. Comunicate e apritevi con le persone. Tenete a bada la parte arrogante dell'ibris e invece coltivate e fate liberare quella che porta al miglioramento di voi e della vostra vita. Grazie. We'll be right back.